Siete su RBC, mi ritorno in mente con voi, oggi però in diretta dal Salone Internazionale del Libro di Torino. Samuel, che puntatona è questa! Che puntatona, perché stiamo parlando di libri per l'infanzia e ci stiamo tornando un po' indietro anche noi, Marta, con la testa Stiamo viaggiando, perché mi ritorno in mente un po' questo, no? L'obiettivo è quello di tornare indietro nei nostri ricordi nel passato, e lo stiamo facendo con un po' di ospiti che scrivono per bambini, per ragazzi. Molti fanno parte dell'Associazione Italiana Scrittrici e Scrittori per l'infanzia, e abbiamo qui con noi ospite Valentina Zinzula, eccola qui. Ecco, ciao. Buonasera, ciao. Buonasera a tutti. Valentina Zinzula, tu sei qui perché a maggio, fresco è uscito freschissimo, è uscito il tuo nuovo libro, il tuo ultimo libro, L'Officina delle Nuove Opportunità, edizioni Mimebu. Sì. Eccolo qui, lo facciamo vedere in camera. Le illustrazioni sono di Andrea Alemanno e c'è una bellissima storia, una storia molto particolare che parte da uno zio inventore, no? Un po' geniale, un bambino, un robottino di nome Bruno. E che succede con questi tre ingredienti? Succede che nasce una bella amicizia. E tutto nasce quando Ettore, il bambino protagonista insieme al robot Bruno, deve dire addio alla sua automobile. All'automobile di famiglia con cui ha vissuto tante avventure e con cui condivide tanti ricordi. Purtroppo l'automobile si rompe, un danno irreparabile, Ettore deve separarsi per sempre da lei. E quindi lo zio Remo, che è un grandissimo inventore, decide di tirargli su il morale con una bella sorpresa. Racimola del materiale di recupero e costruisce un robot di nome Bruno. Sarebbe BR1 per gli amici Bruno. Esatto. E tra loro nasce una bellissima amicizia, passano insieme momenti indimenticabili, finché un bel giorno decidono di andare a giocare al fiume e un incidente però interrompe la loro felicità. Le ruote di Bruno si incastrano, il robot inciampa, cade in acqua e si spegne. Quindi tragedia. Tragedia, assolutamente. Sì, non vorrei essere nei panni del piccolo Ettore. No. Siccome sono un appassionato di robot, come l'hai immaginato questo robot? Perché qui lo stiamo vedendo un po' nel libro, nell'illustrazione fatta, ma tu quando nella testa te lo sei pensato, com'era? Allora, devo dirvi una cosa veramente curiosa. Sì. Ma io me lo sono immaginata esattamente così. Giuro, forse l'unica cosa è la camera d'aria che si vede. Ecco, facciamolo vedere bene. Ecco. Eccolo lì. È la camera d'aria che c'è tra la pentola e lo scolapasta. Io non l'avevo immaginata. È un'idea di Andrea Alemanno, l'illustratore è bravissimo. Io non so come abbia fatto. Mi ha letto nel pensiero, ha fatto tutte le illustrazioni esattamente come le immaginavi. Giuro, erano esattamente così. Beh, entrare nell'immaginazione dello scrittore è difficile. Andrea deve essere stato un mago, perché non so come abbia fatto. Però sono esattamente come le ho immaginate io. Ha dei superpoteri, Andrea. Secondo non me è solo secondo me non è solo un illustratore, ma non è un potere. Esatto. Quindi ha la testa dello scolapasta. Sì. Ah, bello. È uno scolapasta, una pentola rossa, rosso fiammante, come è la macchina Red, è un richiamo. E poi ha due piccole telecamerine al posto degli occhi. Ah. Sì, bello, bello. Poi chi non ha desiderato mai un robottino da bambino? Lascia stare, guarda. Tutti erano usciti sul mercato gli Emili, ricordi? Io non l'ho mai posseduto, neanch'io. Ci sono andata un passo vicinissima ad averlo. Ogni purtroppo lettera di Babbo Natale c'era Emilio. Esatto. Quindi sai che mio padre aveva fatto un robot tutto con le scatole delle scatoline delle sigarette. Si faceva all'epoca, erano gli anni 70. Si va indietro tanto tempo fa. Questo però è più bello, ti devo dire che mi piace un sacco. È colorato, sì. Ed è anche un libro, vabbè, chiaramente parla di sentimenti, come affezionarsi, no? Anche a un giocattolo. E anche sull'importanza di poter aggiustare le cose, no? Quindi come adesso magari prendo, non funziona più, butto, ma ci dedico del tempo, della cura, le cose, ma anche le relazioni un pochino. Perché questo albo nasce da un progetto, infatti è patrocinato dall'Associazione Etica, nasce da un progetto che riguarda la donazione di cuore in età pediatrica. Quindi il tema è vasto, perché dovevamo appunto creare un libro
che arrivasse ai bambini, ma a tutti i bambini, sia ai bimbi che devono purtroppo attendere in ospedale le lunghe attese, sappiamo bene, delle donazioni di cuore, ma anche a tutti gli altri bambini. Quindi ci sono tanti messaggi, anche il messaggio dell'ecologia, appunto, del riciclo, riusare materiali per costruire qualcos'altro. Insomma, sì, è un libro... Sono di parte, però mi emoziona molto ogni volta che ne parlo, perché è un tema importante e quindi sì, fa capire appunto l'opportunità di dare nuove opportunità a qualcosa, di ricrearsi e di vivere di nuovo. Quanto tempo ci mette una scrittrice a scrivere un libro come questo? Quanto tempo ci hai messo? Tu, se questo, sei, ecco, molto poco. Questo poco? Ci sono volute per buttare giù il progetto 2 settimane. Due settimane. Poi ovviamente abbiamo anche con la mia editor Martina Pellegrini di Mimebu, abbiamo lavorato un po' sul testo, magari insomma corretto qualche parola, aggiustato il tiro, però e poi è nato nel giro di pochissimo. E ti faccio ancora una domanda, sì. Ma era già tutto nella tua testa, oppure mettendolo giù, scrivendo, piano piano ti sono venute fuori le idee? Perché a me succede così certe volte. Sì, quindi... no, anche a me, okay. Sono onesta. No, alcune cose sono venute scrivendo, perché comunque si è creata un'amicizia tra Bruno e Ettore che è nata pian piano anche dentro di me, quindi insomma i personaggi e le loro avventure si sono sviluppate durante il racconto. Durante la scrittura. Sì. Bene. E facciamo allora anche a te questa domanda, no? La faremo a tutti i nostri ospiti. Sì. Qual è stato quel libro, quello scrittore dell'infanzia che più ti è rimasto nel cuore, ti ha accompagnato, magari ti ha dato anche dei messaggi importanti, è stato d'aiuto, no, in alcuni momenti? Diciamo che ce ne sono diversi, sì? Ma quello che mi ha fatto innamorare quando ero, sì, bambina dei libri, perché ricordo che sono andata in biblioteca la prima volta e ho chiesto il GGG di Roald Dahl, ecco, e lì mi sono innamorata, l'ho letto, l'ho divorato quel libro, nonostante sembra 7-8 anni, e da lì insomma è nata la passione per la lettura, la scrittura. Roald Dahl, quindi sì. Il GGG. Guarda, stavo svuotando casa nei giorni scorsi, anch'io ho ripreso la mia copia del GGG, ecco. Era distrutta, ma in senso buono, certo, l'ho certo, veramente certo. Anch'io l'hai divorato mangiato più volte, quel libro, sì. L'hai mangiato, bene. E allora, guarda, facciamo vedere ancora, sì, in video l'Officina delle Nuove Opportunità di Valentina Zinzula, illustrazioni di Andrea Alemanno, che è un mago, così abbiamo detto, sì. Edito da Mimebu, uscito a maggio, e si può anche ordinare. Certo, sì. Grazie mille a voi. Grazie a tutti.